po' sì, perché quando rivedi tanta storia, perché poi insomma tutto quello che è passato sul Rai 1, no? una specie di, così, di riassunto di tanti anni, allora vedi l'impegno, vedi tanto lavoro, vedi, insomma, ecco, chissà, è bello. E poi quel momento della vincita. Il momento in cui sei stata nominata ufficiale della Repubblica Italiana. Ma guarda, quello è stata una sorpresa assoluta e pensavo fosse uno scherzo, perché me l'hanno annunciato per telefono, per me dice arriverà questo premio, perché ti arriva a casa questa sorta di appunto di riconoscimento, di onorificenza. E ho detto, ma state scherzando, è uno scherzo. Dice no, per il tuo impegno e per quello che fai. Io mi sono sentita subito responsabilizzata, ho detto ma allora mi devo mettere al lavoro, devo onorare questa nuova, così, questa onorificenza, e quindi ho detto mi devo rimboccare le maniche, devo fare di più di quello che insomma faccio col cuore, quello che posso, oltre al mio lavoro mi dedico a varie onlus, a delle associazioni, insomma cerco di fare prima quello che posso. Abbiamo fatto un bignami che è solo una parte del tuo lungo percorso professionale, perché è iniziato Pischella. Pischellissima. Pischella con, dicesi Pischella di ragazza molto 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 giovane, concorso di bellezza, spot pubblicitari, poi la televisione con Boncompagni e poi il cinema. Se potessi con la testa di oggi riparlare a quella ragazzina di ieri, cosa le diresti? Di andare avanti così, perché diciamo che la fortuna poi di chi è animato da un desiderio, da un sogno di realizzare qualcosa nella vita, no? Quando sei guidato da una passione, in questo caso nella recitazione, nel canto, nella danza, come già ero io a 13-14 anni, direi dai che ce la fai, perché in qualche modo io ero abbastanza, non voglio dire determinata, perché una teenager non può essere, però avevo dentro di me la direzione, sapevo dove volevo andare, e ce l'ho messa tutta, e quindi tanto quando sai dove devi andare, anche lì è solo questione di tempo, arrivi, perché arrivi, la strada è tracciata. Se ti impegni arrivi. È quello che dice anche a tua figlia? Sì, Rosa, di studiare e di fare quello che ti dice un po' il tuo istinto, la ragione, certo, perché devi comunque elaborare, però di andare molto con la pancia, dove pensi sia giusto il tuo di cammino, e quindi e di studiare, di impegnarsi. Lei di non arrendersi mai. Lei sta facendo il grande salto, lo diciamo a casa, insomma, perché magari non lo sanno ancora. Vediamo la foto, Nicoletta, di Rosa. Eccola. Sì, lei ha iniziato, è meravigliosa, che bella qui, ha iniziato facendo appunto una scuola di teatro, già a 9 anni, era animata da questa grande passione per il teatro. Poi chissà, detto, di chi ha ripreso. Chissà di chi ha ripreso. Ho detto, mamma, a me piace molto il tuo lavoro, molto serio. Mi ha detto, io mi sembra che insomma sia un bellissimo lavoro. Ho detto, amore, è un lavoro difficile, però è meraviglioso, perché ti dà la possibilità di esplorare l'animo umano, il mondo. E quindi l'ho incoraggiata. Poi ha fatto un provino per Marco Risi, il quale non sapeva fosse mia figlia. La cosa bella è che Marco Risi io l'ho conosciuto a 15-16 anni, quando già lui iniziava ovviamente a fare cinema, e mi ha provinato per qualcosa, ma non mi scelse, perché io non ho mai lavorato con Marco. E quindi quando ha scelto Rosa, io gli ho detto, sai che hai scelto, che quella è mia figlia? E non lo sapeva, perché ovviamente Rosa in Ginò, insomma, un altro cognome, poi non si è presentata con sono la figlia di. E quindi ha fatto un bellissimo provino, l'hanno scelta, e questo ruolo insomma gli ha portato, è stata una bella esperienza, e adesso esce su Rai 1 questo L'Aquila Grandi Speranze. Cuore de mamma. Cuore de mamma. Sono orgogliosa. Allora, guardiamo invece il tuo di debutti, perché se questo sarà quello di Rosa, ricordiamoci invece quello clamoroso con Carlo Verdone di Claudia Gerini, ufficiale. Carlo Verdone alla batteria!
dubbio che l'alchimia umana e professionale con Carlo sia speciale. Lui ha avuto belle parole nei tuoi confronti nei giorni scorsi. Come il primo incontro, la prima volta? La prima volta feci un incontro per il film Perdiamoci di vista, dove Carlo cercava una giusta sorella di Asia Argento, perché era protagonista Asia. Cercava una donna, una ragazza quasi un po' col fisico da modella. Io mi presentai al provino, per me era come andare, non so, da... era incontrare proprio il mio idolo, no? E quindi ero contentissima, e lui timidamente mi disse: guarda, in realtà io per questo ruolo, un po' imbarazzato perché gli sembrava brutto, no, dirmi di no in qualche modo, però mi ha detto: per questo ruolo io avevo in mente un'altra tipologia di donna, però guarda, vedrai che secondo me qualcosa, poi un rincontro ci sarà, vedrai che qualcosa magari uscirà fuori. E io sono uscita al primo dicendo: vabbè, almeno sì, l'ho incontrato, sono contenta, sono le parole che si dicono. Invece poi successe veramente, perché dopo 2 anni mi venne a vedere a teatro. Io ho fatto uno spettacolo al Colosseo di Roma che si chiama Angelo e Beatrice, lui era tra il pubblico, e quando mi è venuto a salutare in camerino io quasi stavo svenendo, e mi disse: sto facendo il cast del mio nuovo film e quindi ho pensato a te. Wow. E Jessica è arrivata in quell'anno, nel 96-95. Un altro però personaggio che poi è colonna della musica, che è una costante della tua vita, è Califano. E questa è una canzone che tu ami particolarmente. Sì. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, se non è vissuto insieme a te, non buttiamo via così anche l'ultima speranza. La musica di Franco Califano e un nuovo film uscito ieri nelle sale. Quale, di quale parliamo? Si parla di attualità e di questa città di cui tu sei assoluta protagonista, la romanità. La romanità, Dolce Roma, che è uscito ieri, è un film, tanto un misto di generi, perché è un noir, è un film d'azione, c'è della commedia, c'è un mistero dentro, c'è azione veramente. Quindi Fabio Resinaro è il regista, un grande talento. E io sono Helga, che è la moglie di questo produttore eccentrico, con cinico. Con l'H davanti. Helga con l'H davanti. Una donna di rango, una donna molto ricca, una donna che viene da una famiglia romana importante, che crede nel magnetismo, è presa da questo suo marito, e sostiene la sua casa di produzione, proprio anche finanziariamente, perché lei... che dà questo sostegno economico, insomma, al marito. E lui ne fa tesoro, perché poi è un grande produttore, però decide di fare il grande debutto al cinema invece di continuare in TV e le fiction, e quindi prende questo scrittore che sarà colui che gli dà questo libro, questa storia, e ne sarà fatto un film.